Puntata numero 56 di Overtime, ben ritrovati amici dell'Hockey, bentornato Alessio Lettera. Grazie. Allora, partiamo subito con la partita di sabato. Milano ha vinto agevolmente con Ferrara 14-0, si conferma leader in classifica a punteggio pieno. Ti avevamo intervistato dopo la partita con Verona, allora risultato uguale, vittoria. L'atteggiamento del Milano stavolta però è diverso, è quello giusto. Sì, abbiamo sicuramente cambiato l'approccio mentale prima di entrare in campo, siamo stati uniti come squadra. E infatti si è visto, abbiamo giocato benissimo, ce la siamo passati, abbiamo riso, quindi ci siamo trovati veramente bene ed è così che secondo me riusciremo ad avere tanti risultati. E allora andiamo a vedere questo 14-0 di sabato sera al Quanta Club e poi le interviste a Ferrari per il Milano e Vaglio per il Ferrara Warriors. Banchero che va a impegnare per il primo intervento, subito gol. Munari tutto solo, va a segnare il 2-0. Vede Ferrari che conclude, segna. Luca Rigoni, Ferrari one timer. Penalità contro il Milano, esce dal bene, rischiano l'autogol. Ed è gol, incredibile. Salta un uomo in mezzo per il tiro di prima intenzione di Ferrari. Con i contagiri su Ferrari, va in spaccata dal bene, poi sul rimbalzo ancora una volta Ferrari. Siamo con Amedeo Vaglio dei Ferrari Warriors, difficile ovviamente commentare questo risultato, però ti chiedo, forse un atteggiamento diverso a livello tattico all'inizio avrebbe potuto un po' limitare il Milano, mi spiego meglio, magari una difesa più a box rispetto che giocare a viso aperto, non so. Ma sicuramente sì, è una partita molto difficile, come hai già detto te, sono veramente dei campioni, noi abbiamo provato a fare tutto quello che potevamo e va bene anche così, bisogna saper perdere. È comunque una stagione che ha riservato grandi exploit del Ferrari e poi anche grandi debacle, cioè avete fatto fatica un po' a trovare la continuità, però quando giocate al meglio i risultati sono arrivati. Sì, abbiamo molti alti e bassi, purtroppo io quest'anno sono arrivato a metà stagione, posso dire ben poco, ma gli alti e bassi si vedono, ma abbiamo del gran potenziale e si spera di crescere tutti insieme. La serata di Manu Ferrari si è conclusa con un tuffo sotto la curva, direi ti hanno tributato anche i tuoi compagni il giusto merito. Sì, sì, mi hanno obbligato ad andare sotto la curva. Beh, spero che comunque gol, non sia so. Piaciuto questa. Non mi ricordo, e qui ammetto le mie colpe, se hai mai fatto 6 gol in una partita o di più, è il tuo record. No, Serie A no, mai. Oggi giornata sì. L'ho sfruttata al meglio, però l'importante è che abbiamo vinto e che abbiamo portato a casa i 3 punti. Ecco, questa sera siete partiti subito con l'atteggiamento giusto. Non sempre succede, è anche inevitabile a volte, invece qui si è visto proprio l'approccio a 1000. Sì, sì, siamo partiti subito forte, anche perché comunque loro, se gli dai un po' di fiducia, giocano bene, sanno giocare, hanno qualità all'interno del gruppo, quindi dovevamo iniziare così per forza, anche perché l'ultima partita in casa con Verona non è stata una delle nostre migliori prestazioni. Dovevamo far capire che comunque qua in casa devi sudare per vincere la partita. Abbiamo visto 6 gol di Ferrari, ha detto nell'intervista non aveva mai fatti tutti insieme in Serie A, in generale è quasi arrivato a 30, come la mettiamo con la gara interna sui punti? È dura, eh? Ci stiamo preparando in spogliatoio e le stiamo bombardando e ora arrivano attrezzi molto più pesanti per fermarlo. So che la risposta diplomatica dei giocatori è sempre no, ma non guardo queste cose, non mi interessa, è importante. Io sì. Ah, ecco, diciamo una volta sfondo. Ok, quindi questa è la sfida che lanci a Manu Ferrari, tornando seri tra virgolette, finora una stagione da incorniciare, c'è stato ovviamente qualche magari spezzone di partita non è andato al meglio, ma quello è fisiologico, però adesso arrivano altri appuntamenti fondamentali, sarà quello della Coppa Italia fra meno di un mese, mi sembra che la squadra al momento abbia fatto anche dei carichi di lavoro per essere al top fisicamente. Sì, sicuramente abbiamo lavorato maggiormente questo mese e abbiamo provato tante cose di linea, di tattica, di squadra e ci stiamo preparando appunto per questa Coppa Italia che sicuramente è un nostro obiettivo. Andiamo a vedere adesso gli highlights e le interviste delle altre partite della 13ª giornata.
vediamo ancora, classe 99 ovviamente. Cocchi per l'attacco sul cronometro, 1-0 il vantaggio del Pus Verona, che ora attacca il tiro e c'è il gol. Ci si è dettagliata. Di nuovo il Pus Verona che prova a indirizzare, tiro e gol. Qui Pus Verona con Stefanoni. Vediamo il Pus Verona. È una partita caratterizzata da molti errori da parte nostra, abbiamo sbagliato tanto in difesa e tanto in zona d'attacco. Complimenti al Cittadella perché comunque ha meritato di vincere, si vede che aveva preparato bene la partita, soprattutto dal punto di vista difensivo, erano molto compatti e forti sulle ripartenze. Noi, come detto, tanti errori in difesa, avremmo potuto fare di più soprattutto nel primo tempo. E niente, è una sconfitta che brucia, però dal canto nostro la cosa positiva rimane che possiamo permetterci il lusso di giocare senza troppe pressioni addosso, quindi noi continuiamo a lavorare. La partita è andata bene, abbiamo vinto, si poteva fare un po' di più forse, ma abbiamo vinto, insomma, quello che conta. E la stagione sta andando bene, e a parte qualche piccolo inciampo che ci sta sempre, e niente, insomma, speriamo di portare a casa qualche bel risultato, insomma. Avevamo una partita molto difficile contro i Vipers in casa loro, è stata una partita dura, combattuta fino all'inizio, sono stati incisivi i primi cambi dove siamo riusciti a segnare i primi tre gol. Sapevamo che era una partita difficile perché loro qui comunque riescono a esprimere un gioco molto diverso che sugli altri campi delle altre squadre, quindi ogni volta che si viene in questo campo qui è sempre difficile, perché le distanze si accorciano, quindi è proprio un altro stile di gioco. Con l'ausilio della grafica e i risultati della 13ª giornata, quindi Milano e Vicenza vincono e si confermano prima e seconda in campionato, in coda l'importante successo del Cittadella nel derby sulla pista del Ghost Padova, che riapre i discorsi in chiave playoff. E ora una sorpresa dalla Francia, abbiamo raggiunto Tobias Vendrame, che come sapete quest'anno gioca nella formazione campione d'Europa in carica del Rethel, quindi ha voluto dedicarci del tempo per un'intervista che andiamo subito a vedere. A Rethel mi trovo davvero bene, il paese è piccolo e l'hockey è molto seguito, quindi sono molto contento di giocare qui. Penso che il campionato francese sia di livello un pochino superiore a quello italiano, ci sono 5 ottime squadre e le ultime in classifica riescono comunque a giocarsela con le altre. Poi ci sono molti giocatori stranieri e alcuni di loro hanno giocato o vinto anche addirittura la Narch, e questo sicuramente fa alzare il livello del gioco. Seguo i risultati del Cittadella soprattutto, e quando ho l'occasione ne guardo le partite. In generale credo che Milano sia ancora la favorita, ma Vicenza non è sicuramente da meno, e sono sicuro che durante i playoff ci saranno gare di gran spettacolo. E auguro un buon campionato, fine campionato a tutti, e in bocca al lupo. Alessio, questa è una puntata particolare, per la prima volta avremo due ospiti della prima squadra all'interno della stessa puntata, abbiamo provato a fare il giochino dell'intervista doppia tra te e Bellini, quindi la facciamo presentare a te. Intanto no, un'ultima cosa ti voglio chiedere, da quant'è che lo conosci il socio? Più di 17 anni. E non ti sei ancora stufato? No, finché mi vende i telefoni a buon prezzo... Va bene così, abbiamo scherzato, allora godiamoci questa intervista scherzosa con Alessio Lettera e Andrea Bellini. Nome? Alessio. Andrea. Soprannome? Mago. Bello. Numero? 59. Perché? Era il numero di mio fratello. 25. Perché? Mi è toccato bello. Sport preferito a parte l'hockey? Boccine in salita contro vento. Biliardino. Un pregio del tuo socio Bellini? Insomma, è dura trovare pregi per Bellini. C'è un bel negozio. Un pregio di Lettera? Pochi. Difetti? Tanti. Non sa tagliare sim. Il difetto? C'è un bel naso. Il più casinista tra i compagni di squadra?
Ferrari. Barzanti. Il più tranquillo? Non ce ne sono tranquilli. Ronco. La trasferta che ti piace di più? Civitavecchia. Civitavecchia. Se potessi andare a cena con un personaggio famoso, con chi andresti? Non si può dire, troppo volgare. Con il mitico pistolero Piontek. Tuo film preferito? Non esiste. Il Signore degli Anelli. Musica? Gruppo, cantante? Beh, Salmo, ovviamente. Salmo, sì, vai. Chi compreresti dalle altre squadre? Un giocatore che prenderesti? Il mio amico Novelli, lo saluto. Sempre Civitavecchia, il nostro amico Ravi. Un saluto nella tua lingua madre. Vieni bimbo, ci si vede. Buona. Oh, sì, sì. E l'ultimissima, hai un rito scaramantico? No, quello io lo lascio dopo al mio socio. Ma prima di fare la partita tocco la schiena con i parastinchi, il mio socio. Magia del montaggio di Alessandro Caterino, ecco qui apparire Andrea Bellini, bentornato. Grazie. In trasmissione. Allora, abbiamo visto questa intervista scherzosa con Lettera, però diciamo, dai, adesso uscendo un attimo dalle battute, vi conoscete da una vita e arriviamo proprio dalla solita partita con Ferrara, che è un po' per voi sempre comunque bella da giocare. Sì, è sempre un piacere giocare fra fratelli e compagni di una vita, però ovviamente quando vengono qua da noi o noi da loro bisogna sempre vincere e fargli capire chi comanda. Ed è stata una partita in cui si è visto un Milano che non ha lasciato proprio spazio agli avversari, siete partiti subito a mille, lo dicevamo anche con Alessio. State, diciamo, rodando la squadra per i grandi obiettivi che arrivano, quindi sia fisicamente che come atteggiamento bisogna essere già pronti anche da queste sfide. Sì, ci aspetta tanti appuntamenti anche difficili, però abbiamo cambiato le linee, abbiamo fatto un po' di cambiamenti, ma comunque sia la squadra gira bene, avanti così. E uno dei cambiamenti, per esempio, ha riguardato te, che sei abituato sempre a giocare con Barzanti, invece questa volta hai cambiato linea, ma è andato tutto bene. Sì, ora abbiamo fatto questo cambiamento e comunque sia gioco con Rolli, Fante, comunque va bene. Sempre giocatore della nazionale, ormai vi conoscete. Con chi giochi devi sempre dal meglio, quindi va bene così. Andrea, con te facciamo un passo indietro. Prima di Ferrara c'è stata la trasferta di Torino, sempre particolare per le condizioni ambientali un po' difficili, una pista complicata. Che partita è stata? Ma vabbè, a parte le condizioni del tempo che hanno un po' messo in dubbio la partita, comunque sia poi è stata giocata, abbiamo fatto un ottimo primo tempo, il secondo tempo abbiamo un po' sbagliato qualcosa di troppo, però poi alla fine siamo riusciti a gestire bene il disco e abbiamo portato a casa una partita un po' difficile, diciamo. E allora vediamo gli highlights di Real Torino-Milano finita 6-2 per il Quanta, con l'intervista a fine partita a Fabio Rigoni. Più che positiva, credo. Sapevamo che era un campo difficile e l'unico obiettivo era portarla a casa, e quello che abbiamo fatto. Sai, dopo un po' sul 4-0 ci siamo un po' seduti, consci che comunque era in discesa, gli abbiamo lasciato un po' più spazio, comunque sono una buona squadra, hanno trovato un paio di gol che ci siamo meritati o che loro si sono meritati, ecco. Bene, direi che anche per questa 56esima puntata possiamo chiudere, ringraziando ovviamente Andrea Bellini. Grazie a voi. E Alessio Lettera, che ha partecipato alla prima parte. L'appuntamento è allo speciale che seguirà la Coppa Italia, in programma nel primo weekend di marzo.